Allora, Sport et Plein Air è la rivista ufficiale dell'FGT. FGT è un'associazione francese molto vicina alla WISP, sia per le tematiche che per le attività che svolge. I rapporti con la WISP sono iniziati molti, molti anni fa, perché sia WISP che FGT facevano parte di una, e l'FGT continua a far parte dell'OCSIT, che è la Confederazione Internazionale Sportiva dei Lavoratori. La WISP da qualche anno invece si è defilata da questa associazione. Nonostante questo, i rapporti fra noi restano molto molto stretti, proprio per quello che dicevo, insomma, perché le tematiche che affrontiamo, lo sport sociale in particolare, sono molto 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 simili. E non ultimo Vivicittà, l'FGT diciamo che è il maggior partner, il più importante partner straniero di Vivicittà, perché praticamente ormai da molti anni viene organizzato in 5-6 località diverse e con il vero spirito di Vivicittà, cioè con tante attività collaterali, non solo la parte competitiva ma anche la parte amatoriale. Quello che l'FGT fa è molto ben visibile, diciamo, dalla loro rivista, una rivista che ha tantissimi anni e si chiama appunto Sport et Plein Air. Già il suo nome vuol dire molto, perché già da molti anni veniva presa in considerazione questo discorso dell'attività in plein air, cioè all'aria aperta. Cosa anche, che anche dove anche la WISP è arrivata molti anni fa con il progetto Verde Azzurro e dove si sta riaffacciando anche in questi ultimi tempi. E sfogliando questa rivista viene chiaro, si vede bene, insomma, quelle che sono le loro attività. Ad esempio, su questo ultimo numero si parla di Facebook, Twitter, Instagram, e loro appunto il titolo è proprio La vita associativa alla prova delle reti sociali, proprio per cercare di declinare nel modo giusto al loro interno queste reti che ormai fanno parte, insomma, della vita quotidiana di tutti, con alcune posizioni, diciamo, più favorevoli e alcune posizioni, diciamo, un pochino più. Sempre favorevoli, ma anche un pochino più critiche. Su quasi tutti i numeri di questa rivista c'è qualche riferimento a fatti storici attraversati dallo sport. Qui in questa in particolare si parla della prima uscita subito dopo la guerra. Di una squadra di basket sovietica che aveva fatto appunto visita a Parigi e aveva fatto degli incontri contro una squadra formata dall'FGT. Ci si interroga ad esempio anche sui giochi video, appunto c'è il titolo qui, questo titolo che dice: ma questi sono effettivamente un vero sport? Perché notiamo anche qui in Italia, insomma, si sta sviluppando molto questo discorso di campionati nei videogiochi, insomma, che diventa, almeno a mio avviso, insomma, abbastanza complicato confrontarli a uno sport vero. Questa è la rivista. Un'ultima nota che ci ha abbastanza colpito è che nelle ultime pagine c'è sempre, come un po' come i necrologi, un elenco, diciamo, di tutti gli atleti che vengono colti in flagrante, cioè tutte le squalifiche per doping vengono riportate all'interno anche di questa rivista.